sensazione particolare, mi sento a casa, nel senso come teatro d'opera. Io penso che dare un titolo che comunque già comincia a orientare il pubblico all'interno di un titolo generale, Padri e Figli, che già, come dire, dà un segnale chiaro, può aiutare per chi voglia venire a assistere a uno o a più concerti del Mito Festival di non fare un salto mortale senza rete. Ci sono degli elementi che comunque riconoscibili, perché Padri e Figli non ha niente a che vedere con la musica. Uno sa cosa vuol dire essere padre, cosa vuol dire essere figlio. C'è un qualcosa di non concettuale ma di vero che può arrivare direttamente al cuore e alla testa di tutti. Aiutare, dare delle piccole indicazioni penso che sia intelligente e soprattutto che sia anche necessario per coinvolgere di più il pubblico, perché io dico sempre che il pubblico non è una parte passiva del concerto, anche l'ascolto deve essere attivo, c'è una carica energetica che noi percepiamo come esecutori se il pubblico partecipa o no, quindi è bello che anche il pubblico con qualche magari piccola informazione possa essere parte dello spettacolo.